Lungomare Latino, Gue Pecchegno, naturalmente in questo caso con Willy William ad aprire la seconda ora di Non Stop News, 7:10. Una buona giornata ancora da Fulvio Giuliani a Roma, Giusile Grenzi a Milano, e torniamo a Roma anche per salutare Davide Giacalone. Buongiorno Davide. Buongiorno, bentrovati. Eccoci qui Davide, saluto Massimo Galanto come sempre con noi al mattino a gestire Social Corner e non solo. Ciao Massimo. Buongiorno. Buongiorno a te. Allora Davide, partiamo dall'apertura del Corriere della Sera e la prima delle notizie che hai deciso di approfondire insieme a noi. Leggiamo insieme: allarme imprese, Confindustria, l'Italia cresce ma troppo poco. Rivisto al ribasso un dato di crescita del prodotto interno lordo italiano per il 2018, ricordiamo che anche nel positivo 2017 noi comunque siamo cresciuti meno, molto meno in alcuni casi, dei paesi dell'Unione Europea. Davide. Noi italiani rallentiamo la nostra crescita da un tempo ormai molto lontano, dalla metà degli anni 80. Il che non significa che recediamo, cioè abbiamo perso velocità, poi abbiamo beccato la recessione più forte per responsabilità interne, perché avendo un troppo alto debito pubblico non abbiamo avuto margini di spesa pubblica per far fronte alla crisi. Poi è tornata la ripresa, una ripresa in grandissima parte innescata per quel che riguarda l'Europa dalla Banca Centrale Europea, e lì l'Italia ha preso nelle proprie vele mediamente la metà del vento che prendevano gli altri, sempre per responsabilità delle vele italiane, per responsabilità italo-italiane. Adesso, diciamo così, la previsione di crescita e inflessione nel 2019 e nel 2020, noi abbiamo un problema: se continuiamo a perdere tempo cercando responsabilità in giro per il mondo, rinunciamo a fare la sola cosa che dobbiamo fare, cambiare le cose in Italia che non funzionano, dalla pubblica amministrazione alla fiscalità alla pressione previdenziale. Noi continuiamo invece a cercare qualche colpevole in giro per il globo e perdiamo tempo. Allora, alle 7:12 andiamo anche ad occuparci di un altro dei temi significativi, se ne è parlato molto in questi giorni, ma adesso siamo arrivati proprio al giorno X, 28-29 giugno, c'è questa posta in gioco molto alta per migranti e l'Europa, questo vertice dell'Unione Europea. Si parlerà di migranti ma anche di BCE, quindi molti temi sul tavolo, bisogna capire un po' anche quanto conterà l'Italia in tutto questo, Davide. Allora, vedo la prima pagina del Messaggero, c'è un titolo che dice: migranti, il piano di Conte alla Unione Europea, rimpatri in cambio di flessibilità. Adesso io non so se il Messaggero ci piglia con questo titolo, ma se così fosse, questa sarebbe la linea di Matteo Renzi, cioè gli migranti ce li prendiamo noi e in cambio ci date la flessibilità, che significa la possibilità di fare più debiti su noi stessi. C'è un articolo molto interessante di Davide Carretta, oggi l'ho trovato su Il Foglio, la contabilità di questa benedetta questione dell'immigrazione. Le domande di asilo sono molto più numerose in Germania e in Francia di quanto non siano in Italia, e gli sbarchi da giugno sono molto più numerosi in Spagna rispetto all'Italia. Se continuiamo anche qui semplicemente a suonarcela e cantarcela da soli, perdiamo del tempo, per non parlare poi del lato Banca Centrale. Lì è quasi inquietante, nel senso che da una parte il governo italiano, ieri le parole di Paolo Savona alla Camera dei Deputati: noi chiediamo una Banca Centrale che sia piena come una Federal Reserve, che dietro ci sia un vero Stato europeo, che bello, siamo tutti, io sono d'accordissimo, festeggio, però sono contro i passi che servono per arrivarci. Siamo contro il Fondo di Stabilità Europeo, ma questo non si può fare, non si possono controllare i conti italiani. Perché? Scusate, perché? Se sono conti disallineati, perché non si possono controllare? Questa è la domanda che lascia sospesa Davide Giacalone. Tra poco, subito dopo le notizie sul traffico, altre notizie da leggere insieme. Grazie a Fausto Sociarelli, che ritroveremo come sempre alle 8 del mattino in coda al giornale orario. Buongiorno ancora da RTL 102.5. A quest'ora leggiamo insieme le prime dei quotidiani. Ieri abbiamo sottoposto l'apertura della Stampa, ripetiamo, di ieri, a Davide Giacalone su Di Maio e Dazi. Parole a favore, eravamo a livello teorico, di una possibile considerazione dei Dazi. E ieri il giudizio molto negativo e contrario arrivato da Davide. Questa mattina si trova sempre sulla Stampa, ma a pagina 5 invece una posizione in seno alla maggioranza di governo completamente diversa. C'è il ministro delle politiche agricole e del turismo, Gianmario Centinaio, esponente importante
della Lega, dice, il titolo della stampa è carino perché dice: Di Maio e Salvini sbagliano perché Dazi chiamano Dazi, sono meglio controlli severi. C'ha ragione, nel corso nel corpo dell'intervista dice: se gli Stati Uniti mettessero Dazi su olio, pasta e vino italiani sarebbe un disastro, avremmo aziende che chiudono. Giusto, è proprio così. Ma si parlino all'interno del governo, perché da una parte si fa credere agli italiani che bisogna difenderli, che prima di tutto gli italiani difenderemo il prodotto, il made in Italy, e poi dall'altra parte giustamente si possa fare, sì ragazzi, ma se il modo per difenderli è quello di mettere i dazi, un paese esportatore dai dazi ci perde solo e soltanto. Ripeto, sarebbe bello avere messaggi, non dico uguali, ma quantomeno nella stessa direzione. E poi c'è un altro tema che ovviamente troviamo su tutte le prime pagine questa mattina dei quotidiani, ed è quello dei vitalizi. Allora, intanto Fico presenta all'ufficio di presidenza della Camera la delibera proprio per il taglio, ma ci sono una serie di freni qua e là, la Casellati per prima, gli ex parlamentari che minacciano una class action. Allora abbiamo bisogno di capire con te intanto se è davvero incostituzionale questo taglio dei vitalizi e se ha senso una class action. Ora sulla Repubblica si trova un'intervista a Guido Bodrato, vecchio esponente democristiano, ex parlamentare, che dice: questi attacchi alla casta sono un pretesto per mirare la democrazia. C'è probabilmente un fondo di verità, però Bodrato non ce ne vorrà se non riteniamo la sua pensione la vera diga democratica di questo paese. Bisogna essere, diciamo, in qualche modo ragionevoli su questa roba. Allora, se si tagliano i vitalizi in pagamento, naturalmente non intaccando la parte dei contributi versati, che sarebbe furto, ma semplicemente, diciamo, limando o togliendo il regalo, si fa un'operazione meritoria. Se lo si fa solo per i parlamentari, inevitabilmente scatterà il ricorso. La class action non esiste in Italia. Il fatto che i parlamentari continuano a parlare di class action è straordinario. Si chiama causa collettiva. In Italia ha un significato completamente diverso. Detto ciò, partiranno le cause e partiranno il ricorso di costituzionalità con un qualche fondamento che possa essere, diciamo, vero, e quindi tutto bocciato. Ma se invece si fa l'altra operazione, cioè si dice: questo è l'esempio, è il primo passo, ma l'operazione lo si fa sull'intero sistema pensionistico, allora è diverso, e credo che l'incostituzionalità cadrebbe anche come principio, come concetto, ma a quel punto scatta la prima pagina del giornale che oggi titola per l'appunto: gli italiani ci tagliano le pensioni, fregatura per tutti, intende dire si parla dei parlamentari e si arriva l'altro. Tutto si tratta di scegliere: se fai solo per una categoria o per un gruppo, il rischio di incostituzionalità c'è. Se è il primo passo e l'esempio, il rischio di incostituzionalità cade. Davide, vorrei portarti sul tema più volte affrontato anche in rassegna stampa della percezione, ma anche del pregiudizio. Grazie al buongiorno di oggi di Gramellini sul Corriere della Sera, dare i numeri, una vicenda abbastanza buffa o tragicomica, fate un pochino voi. Ieri un buon tempone su Facebook lancia la rivolta, anzi l'allerta: ci vogliono far usare i numeri arabi. Apriti cielo. Centinaia di commenti indignati contro l'invasione. Peccato che i numeri arabi noi li utilizziamo dal XIII secolo. Lo zero l'hanno inventato loro, è un fatto storico, c'è poco da fare. C'è da ridere o non tanto? Usiamo non solo i numeri arabi, ma anche una serie di concetti matematici. Quel che domina nel nostro mondo, l'algoritmo, ha una natura in matematico iraniano, persiano, quindi non esattamente arabo, ma manco italiano o europeo. Tutto questo è molto ridicolo. Questa storia della percezione bisogna finirla. Che uno non possa dire le cose ovvie, perché se no ti rispondono: ma il popolo le percepisce così, e se le percepisce così vuol dire che sono così. È una boiata. Se capita che i reati diminuiscano e la percezione di insicurezza aumenta, c'è qualcosa che ha a che vedere con l'informazione. Se, come ieri dicevamo, si dice 5 milioni di poveri, mai così tanti in Italia, e ci si dimentica di aggiungere nell'informare che un po' meno della metà sono stranieri, per cui ti sei, diciamo, incorporato gli stranieri tra i poveri italiani per dire che sono aumentati, c'è qualcosa che non funziona nell'informazione. Il popolo non è sempre innocente, perché le boiate si fanno anche collettivamente, ma l'informazione conta molto, e conta molto naturalmente che ci siano gli speculatori sulla cattiva informazione. Davide, torniamo naturalmente tra poco da te e torneremo, Fulvio, anche sulle prime dei quotidiani sportivi per gli incredibili risultati ai mondiali. A tra poco.
Sono le 7:24 minuti. Buongiorno a tutti da Giusy Legrenzi e Fulvio Giuliani. Davide Giacalone con noi a leggere insieme le prime dei quotidiani. Ha ragione Giusy, imperdibile la lettura dei giornali sportivi con la clamorosissima uscita di scena della Germania dai mondiali di Russia. Allora, attenzione, questo piacerà anche a Davide. Gazzetta dello Sport, default Germania. Poi andiamo al Corriere dello Sport, ci vediamo in spiaggia. E non bellissimo, è male, devo dire. E Tutto Sport risponde con sono crauti amari. Beh, insomma, c'è anche Sole 24 Ore che con una bellissima foto dice giù la cresta. Insomma, ci con sta. La Germania ci sta. Attenzione, loro ci hanno preso in giro, mica da ridere, quando siamo andati, giustamente peraltro ci hanno preso in giro quando siamo finiti fuori grazie a Ventura e alla Svezia, e oggi in qualche modo il contrappasso dantesco ha colpito anche loro. Non c'è dubbio, il primo titolo che avete letto, la Gazzetta, se non ricordo male, sì, Default Germania. Default Germania, allora, nello sport è bellissimo naturalmente, perché esiste il tifo, esiste anche il dileggio delle tifoserie altrui, fa parte dello spettacolo. Ricordo una bellissima, straordinaria partita, Germania-Italia, che fece la storia dei mondiali di calcio. Ecco, però è una bella metafora di come vanno le cose in giro. Occhio, perché a forza di, diciamo, indebolirsi a vicenda, allora in questo caso si rimane fuori dalle mondiali per ragioni sportive, ci mancherebbe altro, punto, fine dei commenti, ma per il resto a forza di indebolirsi a vicenda si prendono botte entrambi e ci si rimette entrambe. E invece questo sport sciocco di indebolirsi a vicenda tra Germania, Italia e Francia è stato fatto e viene fatto ancora oggi. Se la piantassimo, stagessimo una bella nazionale vincente, non sarebbe male. grazie anche per questo commento, insomma, che è partito dal calcio, in realtà poi è arrivato alla quotidianità, alla politica, alla relazione fra stati. Ci troviamo domani, naturalmente. Grazie Davide. A domani, buona radio a tutti. E ieri, dopo l'uscita, lo ripetiamo, clamorosissima, comunque la si pensi, hanno anche loro una Corea della Germania, a proposito dei social, si è trovato di tutto. Dopo coinvolgeremo Massimo Galanto, perché tra ovviamente calzini bianchi dentro i sandali e cose del genere. Un po' tedeschi, sì. I tedeschi ieri sono stati massacrati. Ripeto, c'eravamo presa noi la razione a novembre. È sotto calore. C'è anche Bianca Azzei che ci accompagna musicalmente con Risparmio un sogno. E grazie naturalmente per l'oroscopo anche a Fabiana Viola. Alle 7:34 minuti. Buona giornata innanzitutto. Buon inizio di giornata lavorativa a tutti. Da Giusy Legrenzi e Fulvio Giuliani. Chiacchieriamo proprio di calcio poco fa con Massimo Galanto. Abbiamo cominciato a scherzare un pochino, ragazzi, amici tedeschi, non offendetevi, fa parte della vita, del gioco, stiamo parlando di pallone dopo quello che è accaduto ieri, ma adesso continuiamo ritrovando un amico che ci ha fatto tra l'altro molto divertire una settimana fa dopo la seconda partita del Brasile. Ieri la qualificazione è arrivata, devo dire, abbastanza agevolmente, una bella prova dei verde oro. Pensate alla Germania, voglio dire, il Brasile tra quelle favorite è apparsa decisamente più in palla. È con noi Anderson Marquez, detto Andersigno. Caro Andersigno, un abbraccio forte forte. Buongiorno Fulvinho e Giusigna. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Guarda, in teoria noi dovremmo farti parlare del tuo Brasile, che ami tanto. Però quelle facce tristissime su tutte le prime pagine dei quotidiani, insomma, una battuta se la meritano. Anche più di la Germania? Sì. Diciamo che 7-1 sono venuti verso di loro in tre rate, no? In tre partite, quindi anche i quotidiani tedeschi hanno fatto questo titolo. Allora, ci sta, come tifoso sono felice, ma diciamo che si aspettava molto di più da loro. Se vogliamo parlare anche tecnicamente, tatticamente, l'allenatore, secondo me, nelle convocazioni ha sbagliato qualcosina. Ho lasciato un certo Sané a casa, che ha fatto un gran campionato quest'anno. Questo è solo un nome di tanti in cui lui ha sbagliato, quindi secondo me se l'ha cercata. Anche affidandosi probabilmente a dei giocatori che hanno palesemente fatto il loro tempo ai massimi livelli. Müller, un nome per tutti, ma non è l'unico, per carità. Ozil è piaciuto pochissimo. Lo stesso straordinario Neuer, portiere considerato con Buffon il più forte dell'ultima era calcistica, diciamo così, era reduce da un lungo infortunio, non poteva essere il Neuer di 4 anni fa. Tra l'altro, per chi non ricordasse, perché Andersigno ha parlato di un 7-1?
perché la Germania, incredibile, quella del 2014, rifilò 7 gol al Brasile per una vergogna nazionale che credo, è vero Andersinio, non verrà comunque il Mineirazo non verrà mai dimenticato in Brasile. Proprio così. Però c'è da dire, è successo alla Germania quest'anno, è successo 4 anni fa alla Spagna, 8 anni fa a noi, all'Italia in Sudafrica, ai campioni del mondo fuori della prima fase, quasi sempre perché, come dire, rimasti ancorati al gruppo che aveva vinto 4 anni prima. Può essere la spiegazione? Sì, secondo me è uno sbaglio grande. Secondo me ogni 4 anni bisogna cambiare. Il Brasile è rimasto, se non mi sbaglio, 5 giocatori solamente di quello dell'ultimo mondiale. Gli anni passano, arrivano giocatori sempre migliori ogni anno. L'allenatore deve avere la fortuna, ma anche il coraggio di cambiare. Perché a volte l'Italia, no? Se vogliamo parlare dell'Italia di Lippi, alla fine ha portato quasi gli stessi del mondiale in cui ha vinto, e lì hai sbagliato. Però è difficile anche per loro, perché si fidano di questi giocatori. Non è facile da noi commentare perché non l'hai fatto, no? È così facile, invece mettendosi nei loro panni, diciamo che non è così facile da fare. Certo, da mettere poi in pratica. Senti, parlando invece proprio del Brasile, quanto è cambiata la vostra squadra, il Brasile, rispetto a 4 anni fa? Allora, il Brasile ha vinto ieri, ma ancora non ha convinto. Possiamo essere molto chiari su questo. Non sta giocando un gran calcio. Per 10 minuti la Serbia, a un certo punto avevo paura, per 10 minuti attaccavano solo loro, e meno male che finalmente abbiamo una bella difesa, un bello portiere. Neymar ancora con freno a mano tirato, anche se ieri è caduto molto meno delle altre volte, e quindi inizia a capire che deve giocare e non cadere. Gabriel Jesus sta subendo tanto questo mondiale, sta facendo veramente poco. Io avrei messo Firmino nel secondo tempo, che è un giocatore straordinario. L'altra parte, la fascia destra, dove c'è William, è un bravo giocatore, ma secondo me sembra che la squadra ha paura di dare la palla a lui, perché passano poche palle a questo giocatore, quindi fa tanto. Secondo me il Brasile sta faticando tanto, non mi convince ancora. Giocando così come ieri, vedo difficile vincere questo titolo mondiale. Secondo me deve fare qualcosa ancora di straordinario. Renato Augusto sta tornando, ma ricordiamo che Marcelo, che era quello che spingeva sulla fascia ieri, è uscito per l'infortunio alla schiena, quindi bisogna capire anche questo. Secondo me sarà una lotta fino alla fine per Cince, non sarà facile con il Messico, perché il Messico è una squadra che viene all'attacco, non aspetta, e quindi bisogna velocizzare. Brasile ha il freno a mano tirato al centrocampo, c'è un buco enorme, e secondo me bisogna fare qualcosa di più, diciamo, più velocità. Però è passato ieri, ripetiamo, in una partita non senza difficoltà, ma se pensiamo all'Argentina, non parliamo neppure della Germania, le differenze sono evidenti. Andersinio, prima di salutarti, una battuta sulla partita di oggi tra Belgio e Inghilterra. Allora, in gioco teoricamente il primo posto del girone. Il problema qual è? Chi vince e arriva primo finisce nella parte del tabellone degli ottavi e dei quarti decisamente più difficile. C'è anche appunto il Brasile. Chi arriva secondo va in una zona del mondiale molto più agevole, come capitò anche a noi dell'Italia nel 2006, non c'è nulla di male a ricordarlo. Ora, secondo te, stasera giocheranno a vincere o, insomma, puntini puntini? Secondo me oggi puntini puntini, sarà un amichevole che stanno lì, vediamo cosa fanno. Sì. Tira tu, tiro io. ragazzi, ma del resto la differenza è enorme, La differenza dei due tabelloni è gigantesca. È eccessiva. Quindi è un bel... Sai, poi è una questione di casualità, perché certo, Nessuno poteva prevedere la Germania fuori, vedi, che poi accadono. La Svezia che ha eliminato l'Italia, che addirittura passa da prima nel girone. Senti, Giusy, non so se sei d'accordo, prima di congedare Andersinio, sì? La musicalità brasiliana è anche ovviamente nelle parole, nell'accento del nostro Anderson. Io credo che lui ce l'abbia a memoria, la formazione o di ieri o quella della settimana scorsa. Ce la facciamo recitare in puro portoghese brasiliano? Meraviglia. Perché secondo me al mattino ci vuole. Andersinho, vai con questo giochino. Alisson, goleiro Alisson, Fagner, Miranda, Thiago Silva, Felipe, Casimiro, Paulinho, William, Neymar, Gabriel Jesus,
Ci siamo. E basta, Cucinio. È Cucinio. E dimenticato. La parte finale, no? La mai più finita la foto di rete, tocco per la Giurzinha, Ciro, entro e go! Fantastico! Grande, sì. Grazie, grazie davvero, grazie Anderson Marquez, a presto! Ciao Anderson! Ciao. E sono le 7:47 minuti, come di consueto ogni giorno invitiamo in diretta il nostro Top News, un direttore di quotidiano, di settimanale. Questa mattina con grande piacere torna su RTL 102.5 il direttore del principale quotidiano italiano, il Corriere della Sera, Luciano Fontana. Buongiorno, grazie per essere con noi. Sì, buongiorno a tutti. Direttore, grazie di questi minuti in un giovedì, credo molto molto bello e importante per voi. Il Corriere della Sera ha in essere tantissime iniziative, molte le abbiamo presentate, penso a Buone Notizie il martedì ad esempio, il 7 rivisitato ormai da oltre un anno con la direzione di Beppe Severgnini, 7 che oggi inaugura quello che è di fatto un periplo d'Italia, tutte le nostre coste, migliaia e migliaia di chilometri, ovviamente comprese le due isole maggiori, e la primissima tappa è stata affidata proprio alla penna di Luciano Fontana. Una tappa non qualunque, perché siamo a Ventimiglia. Avete appena sentito nel giornale orario flash del Consiglio europeo, delicatissimo, sui migranti che si apre fra poche ore. E allora, direttore, che cosa è significato per il Corriere, per lei, andare a Ventimiglia, quindi andare, tra virgolette, sul fronte di un tema così sentito in questi giorni? Sì, è stata una scelta molto ben definita, perché volevamo vedere cosa stava accadendo a Ventimiglia dopo le clamorose proteste che c'erano state negli anni scorsi con gli immigrati sugli scogli, e quali soprattutto erano i rapporti con i nostri cugini francesi. Ho visto un mondo diviso in due: da un lato a Ventimiglia ancora il campo profughi della Croce Rossa, gli immigrati per strada molto meno che nel passato, dall'altra parte una Menton pulitissima, senza un immigrato, completamente dedicata al turismo. Certo, questo è un problema enorme nei rapporti tra Italia e Francia. Ecco, direttore, che effetto, appunto, lei ha visto questa differenza molto forte, e c'è un problema di rapporti, senza ombra di dubbio, ma l'effetto che ha fatto proprio a lei personalmente vedere questa forte differenza, al di là delle questioni politiche e di stati, qual è stata come uomo, come cittadino? Beh, che l'Europa unita, l'Europa della solidarietà, il progetto comune, da questo punto di vista non esiste, perché l'immigrazione è un problema enorme di tutti, che durerà per anni, che non è fatto solo di numeri, ma anche fatto di persone, quelle persone incontrate nel campo profughi. E che ci siano due Europe separate, non ci sia alcuno spirito di solidarietà, sicuramente colpisce come uomini, colpisce come europei, soprattutto con l'idea di come il sogno europeo stia via via svanendo. Direttore, abbiamo accennato al Consiglio europeo di oggi e di domani, è oggettivamente molto delicato, si rischia di uscire con niente, quindi acuire le tensioni, ritrovarsi con le battute al vetriolo da una parte e dall'altra, però non siamo arrivati, io vorrei chiederle questo, non siamo arrivati per caso in una situazione del genere, è il frutto di anni, quindi è facile prendersela con i protagonisti di oggi, no? Ma è il frutto di anni in cui l'Europa è stata tirata da qua, da là, usata per scopi di pura propaganda interna, mica solo da noi italiani. Quindi tutto possiamo fare, credo, ma non meravigliarci dello stato in cui ci troviamo. Sì, è il frutto sicuramente di tantissimi anni in cui gli interessi nazionali, gli egoismi sono stati il punto cardine delle politiche degli stati. Adesso c'è qualcosa di più, c'è l'affermazione in quasi tutti gli stati di forti movimenti nazionalisti che rivendicano la sovranità nazionale, gli interessi del proprio paese. Naturalmente, come dire, i nazionalismi per definizione non sono collaborativi, non sono europeisti, non esiste un'unione dei nazionalismi. E quindi da questo punto di vista la situazione probabilmente si complicherà. Guardiamo cosa sta accadendo in Germania, che dovrebbe essere il paese leader europeo.
E quindi per tornare a una soluzione credo che ci saranno momenti di forte tensione, ci saranno battaglie, e non sono così sicuro che alla fine si verrà fuori una soluzione che sia veramente europea. Quando dico veramente europea dico condivisa in spirito di collaborazione e di unità. Direttore, parlando d'Europa, continuiamo, tra l'altro lo vediamo sulla prima oggi proprio del Corriere, l'Italia che cresce ma troppo poco, l'Europa rimane a velocità diverse all'interno dei suoi stati anche dal punto di vista economico. Sì, l'Italia, non tutta l'Italia, tutta l'Italia, perché ad esempio il nord Italia ha dei tassi di crescita abbastanza vicini a quello del resto d'Europa, ma l'Italia complessivamente è prevista con una crescita ridotta, molto lontana ancora dai paesi leader in Europa, e soprattutto c'è preoccupazione che alcune delle misure previste dal nuovo governo possano addirittura rappresentare un ulteriore freno alle crescite. Ieri è stata una giornata di forte preoccupazione di tutto il mondo economico e delle imprese da questo punto di vista. Non a caso lei ha scelto di aprire il Corriere di oggi proprio su questo aspetto. Prima di lasciarla andare, posso chiedere come ha valutato l'ondata popolare, un po' è comprensibile, un po' fa venire dei sospetti, di felicità per l'eliminazione della Germania dai mondiali? Naturalmente le tensioni che ci sono state da questo punto di vista con l'Europa saranno state uno, e con la Germania in particolare saranno state uno degli elementi. Poi naturalmente l'idea che ognuno abbia la sua coerenza, come è accaduto a noi tanti anni fa con quella del nord, eliminati da quella del nord, è una cosa che dà un po' soddisfazione. Poi Italia e Germania dal punto di vista calcistico sono state sempre delle rivali molto, molto feroci, molto determinate, quindi come si sa nel calcio si gode molto per la sconfitta del principale nemico. Anche se questa volta non siamo direttamente coinvolti noi come italiani. Anche se non lo siamo, esatto. Anche se ahimè siamo fuori, e la Svezia che ci ha eliminato è arrivata prima nel girone, quindi esatto. Dimostrava che di essere una buona squadra. Erano capaci, sì. Grazie al direttore Fontana, direttore del Corriere della Sera, buon lavoro e a presto. Grazie a tutti voi. E buon giro delle coste italiane, lungo tutte le coste sul 7. E adesso Don Antonio Mazzi, come sempre, non stop news a quest'ora, ci fai respirare aria fresca, caro Don, sì, buongiorno. Sì, soprattutto devo dirti che noi per evitare sconfitte non siamo neanche entrati in appunto. Campo. Non giochiamo, siamo furbissimi, certo. Vai Don. La frase è proprio per noi, la ferita di una spada può essere guarita, la ferita di una parola mai, va bene? La ferita di una spada può essere guarita, la ferita di una parola mai, soprattutto se sono parole di chi amiamo. Ciao. Grande pensiero questo, quindi attenzione davvero a quello che esce dalle nostre bocche in ogni istante. Sempre Tears for Fears. Eccoci qua, non ti dicono 8 e 10 minuti. Buongiorno a tutti in questo giovedì 28 giugno da Milano, Giusile Grenzi, a Roma, Fulvio Giuliani. Siamo stati raggiunti, l'abbiamo già raccontato e annunciato in questa mattinata, dal country manager di Facebook che è con noi per un'ora, Luca Colombo. Buongiorno Luca. Buongiorno a tutti. Allora, caro Fulvio, dobbiamo subito dire che c'è un appuntamento importante che è quello di martedì prossimo, è il FED, il Forum dell'Economia Digitale, e ci sono tutta una serie di speech, ci saranno una serie di speaker appunto che parleranno di quanto è, insomma, dell'attualità digitale, chiamiamola così, e in collaborazione anche con i giovani di Confindustria. Caro Luca, comincia a raccontarci un po' di questo evento. Ma diciamo che siamo alla terza edizione innanzitutto, quindi è partito 3 anni fa con proprio l'evidenza di come il digitale è ancora un po' percepito come un mondo a sé stante, e quello che ci è piaciuto fare è proprio portare tantissime persone che non vivono di digitale per parlare di come il digitale nella loro quotidianità aiuta a fare business, ad avere relazioni, piuttosto che a costruire nuove opportunità. E quindi abbiamo avuto da chef a imprenditori, manager, quindi artisti, attori, quindi tantissime persone con una serie appunto di relatori piuttosto numerosa, con un formato
veloce, quindi una giornata ma con 15-20 minuti in cui si può raccontare, in cui ci sono o interviste oppure presentazioni che vogliono proprio mostrare come il digitale per un artista, il digitale anche per uno chef, può essere effettivamente un'opportunità, perché questo oggi manca. Ci piace costruire questo link, e nella terza edizione parleremo un po' di come invece il digitale richiede anche delle nuove competenze. Il tema delle competenze digitali è un po' al centro dell'attenzione. Questo è molto molto importante. Ci piace ricordare, Luca, innanzitutto un abbraccio e un buongiorno anche da Roma, naturalmente a nome di Massimo Galante e Maria Paola Raiola siamo tutti insieme qui per parlare di digitale in quest'ora in Nonstop News. RTL 102.5 lo siamo con grandissimo piacere, è media partner del FED, del Forum dell'Economia Digitale, che andrà in scena martedì prossimo al MICO di Milano. Siamo praticamente zona City Life, la vecchia fiera che sta rinascendo, un'area di straordinario valore per la nuova Milano, la Milano del terzo millennio. Guarda Luca, hai secondo me già toccato un elemento su cui dovremmo restare qualche altro secondo, ossia saper noi tutti, a cominciare da chi fa comunicazione naturalmente, trasmettere il valore e le opportunità del digitale. Anche in linea diretta stamattina, chiacchierando più di social che di realtà digitale to cure, ci siamo rimbattuti inevitabilmente sulle criticità. Perché è così, tu lo sai benissimo, funziona soprattutto così. E invece il digitale è una straordinaria opportunità. Partiamo ancora da qui. Certo, come dicevi, chiaramente in tutte le cose nuove ci sono aspetti positivi e aspetti negativi, e tutto quanto deve essere gestito in maniera ben equilibrata e con consapevolezza. Le opportunità però oggi pensiamo che siano ben superiori a quelli che possono essere, tra virgolette, i rischi, proprio perché se guardiamo tante evidenze, tante piccole aziende che oggi sono nate dal digitale e stanno facendo business, sono proprio aziende che non esistevano e che attraverso Facebook o siti web o tante altre, diciamo, presenze sempre appunto online, hanno fatto qualcosa che ha permesso loro di avere occupazione, sostenersi e quindi creare del valore. Quindi in questo senso, se vuoi, abbiamo piccole e medie imprese che vanno da siti di e-commerce che ti permettono di fare di avere un abito su misura consegnato a casa, aziende che sono mobilifici che attraverso il digitale hanno permesso di rilanciare la loro attività, che normalmente con la sola presenza sul territorio isolata non permetteva di avere un mercato sufficientemente ampio, fino a ristoranti piuttosto che negozi che non esistevano, partiti dall'e-commerce, che oggi hanno delle presenze fisiche che vendono scarpe. Quindi se guardiamo quella che è la varietà di opportunità soltanto con le piccole e medie imprese, capisci che poi se vai sulle grandi o se vai su tanti altri settori c'è tantissimo da raccontare. Ci piace proprio portare questi esempi concreti con persone che hanno costruito tantissime belle esperienze, perché poi siano da esempio per tutti gli altri che sono in sala quella giornata. Che sono in quel giorno in sala, ma noi abbiamo l'opportunità di avere te in studio, quindi magari approfondiamo ancora un po' proprio tra pochissimo, alle 8:15, sono le 8:15 in punto, e quindi vediamo anche insieme le ultime notizie. Grazie, buon lavoro a Fausto Sociarelli. RTL 102.5 in diretta e Nonstop News questa mattina. Silone 9, il numero 1 in Italia di Facebook, Luca Colombo. Luca, possiamo dire, un amico di RTL ormai, insomma, ci si conosce veramente bene. Sei venuto tante volte da noi. Non solo amico in Facebook, insomma. No, esatto. No. Realmente. Nella realtà. Quelli più concreti. Senti, al volo, ai mondiali, per chi tifi tu? Non sono un grandissimo appassionato di calcio, devo dire che non ho proprio una... Niente. Guardando moltissimi mondiali, devo confessarlo. Ecco, ottima confessione che condividiamo in tanti. Leggo moltissimo dalle vostre notizie, ecco, quello che succede. Bene, tu chi tifi, Fulvio? Sai che non lo so ancora. Argentina, no. non si comincia neanche a discutere. Argentina. Vamo Argentina. Allora, seguiamo, io sono ancora lì che cerco di capire se mi piace di più l'Islanda o che ne so. Vabbè, insomma, siamo agli ottavi, siamo pronti. Ed eccoci tornati in diretta alle 8:22, Fulvio Giuliani a Roma, Giulia Grenzi a Milano e con Luca Colombo fino alle 9 in questa giornata. E ancora grazie Luca, country manager di Facebook, lo ricordiamo naturalmente. Quindi il capo di Facebook in Italia, per essere più precisi. Sì,
Dai, diciamolo, sì, diciamolo. Così lo capiscono anche quelli che non, che non hanno proprio dimestichezza con tutti questi titoli non in italiano. Allora, torniamo un attimo al Fed, ma perché c'è un tema abbastanza interessante che vorrei approfondire, che è quello degli strumenti che Facebook ha messo, pian piano sta mettendo a disposizione anche degli editori. All'inizio si pensava che ovviamente fossero contrapposte le due parti, i giornali, i quotidiani, l'informazione, quella ufficiale e ovviamente tutti i social. In realtà al Fed di martedì prossimo ci saranno anche, c'è anche intanto un direttore di un quotidiano molto importante, Mario Calabresi, e ci sarà Luca Sofri, altrettanto presenti, perché il tema degli editori, ma in generale editori magari non vuol dire moltissimo agli ascoltatori, sì, diciamo le notizie, il contenuto, l'informazione, sì, è un qualche cosa che viene trasmessa, viene comunque veicolata molto spesso attraverso i social, attraverso quello che sono le condivisioni. Esatto. Oggi tantissime persone si informano attraverso Facebook e tantissime piattaforme social, quindi mettere a disposizione degli editori degli strumenti che permettono, che consentono loro di avere maggiore distribuzione di quello che è il contenuto e quindi raggiungere più persone, lettori, ascoltatori, eccetera, eccetera, è un obiettivo anche di Facebook, perché serve ad aiutare dei partner a fare sempre più, diciamo, lettori, ascoltatori, ma dall'altra parte è un'esigenza che arriva dal consumatore, da quelli che sono gli utenti, quindi guardando moltissimo quelle che sono le istanze che ci arrivano nel consumo di quello che è nell'utilizzo di quello che è il nostro strumento, è chiaro che devi e è importante lavorare con tutti coloro che hanno che producono informazione professionale. Certo, questa è la parte importante per noi, non a caso appunto una delle sessioni di Fed è quella di capire come il mondo del giornalismo, come il mondo dei contenuti sta o cavalcando o sfruttando o non sfruttando questa opportunità, perché comunque, come diciamo prima, ci sono opportunità ma anche rischi, ma come tutte le cose ci sono sempre un po' gli estremi, quindi ci piace un po' affrontare questo tema che è fondamentale, molto dibattuto, però lo tratteremo con profondità in quella sessione. Voi ci siete, ne parliamo dopo perché abbiamo bisogno di un po' di tempo, anche un tema di straordinaria delicatezza e anche di attualità. Più in generale, Luca, tornando alla chiacchierata di stamattina con i nostri ascoltatori, sempre preziosissima la possibilità di parlare con chi ascolta, con chi vive la radio e vive Facebook, nel tuo caso naturalmente, che cosa è emerso, almeno alle orecchie mie e di Giusy Legrenzi? Il fatto che i detrattori, per esempio, spesso per sentito dire, della realtà digitale ne hanno una conoscenza ad oggi, 2018, scarsissima. La verità è che in Italia andiamo moltissimo per sentito dire, persino di Facebook, che è nella vita di tutti noi. Facebook è cambiato tantissime volte da quando è nato, sta cambiando sotto i nostri occhi, si porta però dietro, e qui vorrei un tuo parere, come dire, la nomea di allora, e questo è veramente particolare. Beh sì, diciamo che in generale, come gli italiani sono abbastanza propensi a quello che è una resistenza al cambiamento, quindi tendiamo a guardare molto al passato e poco al futuro, e quindi guardando al passato tendi un po' a ricordarti quello che è stato piuttosto di quello che è o che sarà. E ti sembra sempre meglio quello prima. Esatto, eh? Esatto, quindi reiteriamo anche i giudizi. No, esatto, no? Esatto. Quindi, e non che significa parlare per forza bene di Facebook, ci mancherebbe, esatto, le criticità le conosciamo. Esatto, per noi la difficoltà è proprio essere all'interno di un contesto, il digitale o comunque quello che è il mondo online, che si muove ad una velocità pazzesca, a dover stare al passo e quindi continuare a innovare, ma altrettanto avere consumatori che inevitabilmente non possono stare al passo, e quindi, esatto, la formazione come il Fed piuttosto che tanti altri strumenti servono appunto a far sì che ciascuno sia consapevole di quelle che sono le nuove piattaforme o comunque i nuovi strumenti e non quello che era, perché oggi era, perché ogni è cambiato, cambia tutto. Certo, a te ovviamente l'annuncio, Fulvio, perché non lo so dire. Questo è un pezzo, lo sai, che a me fa impazzire. Io te voglio bene assai. Grazie a Giovanni Perria, tutte le notizie come sempre rigorosamente in tempo reale su RTL 102.5, non stop news, poi più volte nell'arco dell'ora, sino alle 9 del mattino. Ospite oggi, nostro ospite, Luca Colombo, Country Manager Facebook Italia. Stavamo parlando di Facebook, dell'evoluzione di Facebook, che ovviamente va di pari passo con l'evoluzione digitale. Segnatevi e sottolineate tre volte le parole di Luca Colombo: sono molto superiori le opportunità date dalla realtà digitale rispetto alle difficoltà, alle criticità.
curiosità. Prima abbiamo accennato, Luca, avevo anticipato di voler tornare sul tema perché è di grande attualità e delicatezza la questione del rapporto che avete per esempio voi, ma in generale i giganti del web, con il mondo dell'informazione. C'è stata molta polemica dopo le parole del vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio rispetto alla normativa sul copyright che è in discussione a livello dell'Unione Europea. Lo stesso Di Maio si è espresso con toni molto preoccupati, ha parlato di possibile bavaglio. Non ho nessuna intenzione di trascinarti in polemiche politiche, ci mancherebbe, Luca, anche perché non potresti, e ci mancherebbe per il ruolo che ricopri. Però, più in generale, come si pone un colosso come Facebook davanti a un tema in cui generalmente si dice ah, questi non vogliono pagare, se ne fregano di tutti e di tutti. Poi sentiamo che al Fed martedì viene il direttore della Repubblica a parlare con te e con altri, a testimonianza evidentemente che sapete perfettamente di dover parlare con la realtà che vi circonda. Non neghiamo e non ci allontaniamo da queste che sono problematiche importanti, anche perché il contenuto in senso lato, dall'informazione a tantissime altre forme, diciamo, di informazione, appunto, è un qualcosa di importante per Facebook, perché le persone oggi, per contenuti personali o per contenuti professionali, per immagine o per video, oggi consumano quindi informazione e vivono sulla piattaforma grazie a questo. Per noi è importante lavorare, fare in modo che il contenuto professionale, che quindi ha un suo valore, che perché è stato comunque costruito a valle, diciamo, di una, a seguito del lavoro di professionisti, venga protetto. Quindi banalmente anche soltanto quello che è la protezione del copyright su Facebook è un tema centrale. Ogni volta che un editore, ma anche un singolo utente, ci segnala che un contenuto è assolutamente, sta in quel momento ledendo la proprietà intellettuale di qualcuno, noi lo rimuoviamo, ok? Quindi c'è un'attenzione estrema. Chiaramente siamo in un mondo che evolve molto velocemente, quindi normative piuttosto che altro, non entro in questo tema perché veramente sono tematiche piuttosto complesse, però siamo altrettanto interessati a capire dove sta andando questo mondo, dove vuole andare il mondo dell'editoria, perché non è che abbiamo la verità in tasca. Tutti quanti viviamo un po' alla giornata, nel senso vediamo dove va il consumatore, certo, e più o meno adattiamo il prodotto a quello che è la sua richiesta. Quindi ci siete, questo è il tema. Ecco, questo credo sia importante, che arrivi a chi ti sta ascoltando in questo momento. Non ci nascondiamo, sì, di fronte a un problema. Ecco, questo perché in genere si ha l'idea, e i pregiudizi di cui sopra, Luca, si ha l'idea che in generale la gig economy, i colossi del web, vivano nell'iperuranio, no? Si facciano gli affari loro, tutto il resto, chi se ne frega, andate a quel paese. No. Le tue parole credo che abbia veramente un valore stamattina. A proposito di questo, ti chiedo anche, Luca, se avete già sperimentato, per esempio nell'ultimo periodo, delle interazioni appunto col mondo dell'editoria che vi hanno dato qualche soddisfazione in termini positivi. Ma in generale da diversi anni lavoriamo con gli editori, ci sono diversi prodotti che sono stati lanciati. Faccio un esempio sul mondo, diciamo, della carta stampata, comunque delle notizie che arrivano, diciamo, da quel fronte. Quelli che sono Instant Articles è un prodotto lanciato un paio d'anni fa e che permetteva di ospitare direttamente su Facebook quello che era la notizia, certo, con l'obiettivo di fare in modo che il caricamento più veloce di quell'articolo portasse ad avere più lettori a maggiore tempo speso, a beneficio, diciamo, dell'editore, perché poi la raccolta pubblicitaria, che è quello che poi sostiene tutto questo business, avesse un maggiore ritorno. Quindi ci sono diversi prodotti. Da lì abbiamo fatto tantissime altre cose. Per esempio abbiamo lanciato e stiamo lanciando, diciamo, dei prodotti che permettono di aumentare quelle che sono gli abbonamenti, perché comunque il mondo sta andando da un modello puramente, diciamo, quasi puramente pubblicitario, a un modello che invece va a pagamento e pubblicitario. A trovare il giusto equilibrio è importante. Abbiamo, appunto, come dicevo, lavorato con molti editori per far sì che si aiutasse quell'area ad avere maggiore vendite di quelle che sono le copie digitali, okay? Che sono invece un rapporto diretto tra il lettore e l'editore, per far sì che magari la pubblicità si sia meno dipendente dalla pubblicità, mettiamo chiaro, così, ok? Chiaro. Quindi tantissimi prodotti, conversazioni costanti, Italia e mondo. Beh, sicuramente temi molto significativi. A proposito, visto che li tratterete anche martedì, che è il 3 luglio, all'interno appunto del forum, ricordiamo anche come si fa a
partecipare se uno volesse. Ma allora, innanzitutto ricordiamo che è gratuito, quindi la partecipazione è aperta a tutti, è gratuita. La cosa importante è registrarsi su forumeconomidigitale.it, che permette attraverso poche informazioni di registrarsi, affinché una volta presso il MICO si possa avere una registrazione altrettanto accelerata. Chi non si registra prima può comunque presentarsi quel giorno, quindi è molto aperto l'accesso, e la, diciamo, la giornata è proprio la giornata, inizia alle 10 del mattino e finisce alle 18. Perfetto. Tra l'altro ricordo, poi scoprirete tutto, potete andare sul nostro sito rtl.it, metteremo a disposizione degli ingressi privilegiati, per così dire, più che l'ingresso e la possibilità di essere in posizione poi all'interno del MICO, che è una struttura bellissima, merita di essere visitata a prescindere, per poter seguire i lavori di martedì. Adesso vorrei fare a tutti noi una domanda sul rapporto che ciascuno ha con Facebook, per arrivare poi magari a ragionare del futuro di quello che è il social e resta il social per eccellenza, è la realtà che ci ha proiettati tutti nell'universo social. C'era un mondo prima di Facebook e c'è un mondo dopo, ragazzi, su questo non c'è dubbio. Io parto da Roma, da Massimo Galante e Maria Paola Raiola. Voi e Facebook, dai, non intimiditevi, anche se c'è Colombo potete anche dire non c'ho il profilo, è libero. Io personalmente il profilo ce l'ho da tantissimi anni, però devo dire negli anni è un po' scemata l'attenzione, mm-hmm. e anche il mordente, ecco, preferisco Instagram, che è sempre roba loro, quindi sono felici, appunto, lo stesso. Tutto a posto, Luca, è a posto. Massimo, non concorrenza. No, a parte che mi interesserebbe capire noi cosa facevamo quando non c'era Facebook, cioè il tempo che utilizziamo su Facebook non ricordo più cosa facevamo. Troppo giovane. Molto lo perdevamo serenamente. Senza dubbio. No, anch'io ovviamente sono presente adesso. Su Facebook. Sì, è vero. Sono presente su Facebook e devo dire lo utilizzo soprattutto come vetrina professionale, cioè non il racconto della mia vita privata, personale, ma magari questo è anche questione di carattere, immagino, certo. Ma più appunto per raccontare quello che faccio dal punto di vista professionale. Giusy? Io ho un'esperienza che si è modificata nel tempo, lo uso pochissimo per quanto riguarda me, ogni tanto butto lì una fotina, ma così. In realtà lo utilizzo come luogo di ricerca. Lo sto utilizzando per questo, mi è proprio capitato ieri, ho fatto un'incredibile fatica a trovare dei numeri di due redazioni che mi servivano, in due secondi su Facebook ho trovato, perché poi quando tu vai sulla loro pagina Facebook ci sono tutte le informazioni in una pagina, quindi per me è diventato una modalità di ricerca molto veloce. Sì, anche perché parliamo di aziende, parlavamo di opportunità, ci sono 70 milioni di aziende che hanno una presenza con la loro pagina su Facebook. Sì. 70 milioni, scusate, perché tu usi, Luca, tu sei abituato, ma che noi numeroni. Siamo very normal people, ma certi numeri. 70 milioni è un numero piccolo. Ma dai, un numerino, ecco, Giuliani, vedi? Su. Sono piccole, 70 milioni di aziende, sì. Vabbè. Ecco, quindi io lo utilizzo molto per questo. E vedi, voglio dire... magari, scusami, giusto su questo, giusto un accenno, hai detto ho fatto una ricerca. Sì. Se guardiamo proprio il cambiamento dei comportamenti, una volta si era abituati a fare una ricerca su il web, in generale sul digitale, attraverso un motore di ricerca. Oggi anche il comportamento delle persone, bellissimo, proprio per dire devi guardare cosa fanno per capire come servirli sempre meglio, il comportamento delle persone nella ricerca di un'informazione è cambiato. Se cerchi un prodotto vai tendenzialmente oggi su un sito che vende i prodotti, che sappiamo se già. Cerchi persone, cerchi aziende, tendenzialmente puoi andare su quelli che sono siti molto più verticali, quindi le ricerche oggi che non sono larghe ma diventano molto più specializzate, sì, mostrano proprio un esempio di come era prima e come è dopo, non Facebook ma in generale come il mondo sta appunto cambiando, mondo velocemente digitale, certo. Molto Fulvio, interessante. Utilizzo di Facebook? Io sono come Massimo, nel senso che vengo da un utilizzo strettamente tra virgolette privato, quindi quello che abbiamo fatto e facciamo ancora tutti, e adesso è molto più orientato sull'aspetto professionale, però è proprio per me è stata un'evoluzione, quindi mi ritrovo in quella che è stata la crescita, forse sono cresciuto insieme a Facebook in qualche misura. Tra l'altro le parole di Luca Colombo sono interessantissime, perché tutti abbiamo pensato, Luca, mentre tu parlavi, ovviamente a Google, e tu non è che non le hai citati perché sono un'altra realtà, ma semplicemente perché non ti è venuto. Ora, per capire come tutto si intrecci, Google è proprietaria di YouTube, e adesso Facebook attraverso Instagram ha appena lanciato la TV di Instagram, che da tutti è stata letta come una possibile alternativa o risposta, fate un po' come volete, proprio ai video di YouTube. Vedete come il mondo del digitale non è mai fermo. Ora, ci sono quelli che si spaventano, Luca, io dico è una straordinaria possibilità per tutti.
tutti, però dobbiamo conoscerlo. Una delle cose che dicevi prima, siamo ancora molto collegati al passato e si pensa che uno possa vivere di rendite. In realtà il nostro mondo, come si dice, si alza la sala cinesca al mattino e ogni giorno riparte, perché si muove così velocemente il consumatore, perché poi alla fine è al centro, è veramente il consumatore, certo, che devi seguirlo e capire che cosa vuole. La televisione è video, oggi i consumatori sono sempre più video e anche mobile, quindi devi fare stai qualcosa lì però come... perché questa la vogliamo approfondire, anche ragionare sui gusti, scappo, vero Giusy, di chi ci sì, ascolta, anche perché stanno scrivendo in molti. A tra poco con Luca Colombo alle 8:47 torniamo in diretta ancora per questo finale d'ora con Luca Colombo, country manager di Facebook, naturalmente poi a Roma Fulvio Giuliani, Massimo Galanto e Maria Paola Raiola. Eccoci qua tutti pronti. Allora, ci sono temi ancora da approfondire, uno in particolare mi interessa molto perché ha a che vedere anche con chi ci sta ascoltando e che magari non è proprio specificamente dedito al digitale, ed è questa notizia che mi ha veramente colpita: il 35% di italiani cercherebbe lavoro su internet. Mi sembra molto interessante. Beh, sai, come tante attività, anche la ricerca del lavoro è un tema centrale per tante persone, in un paese come soprattutto quello italiano, che ha tantissima elevati, diciamo, tassi di disoccupazione. Qual è lo strumento oggi più conveniente per poter fare delle ricerche? Il digitale è uno di questi, e quindi si ricerca del lavoro, ma si fanno ricerche sul mondo, per esempio, delle case, dove cerchi casa. Cioè, le abitudini degli italiani, dei consumatori, sono cambiate proprio perché è uno strumento più utilizzabile, più conveniente, è quello che viene scelto per fare. E oggi cercare lavoro lo fai prevalentemente online, quindi non stupisce che anche su Facebook avvenga questo, anche perché ci sono un po' di informazioni utili per poter andare alla ricerca di quello che potrebbe essere la tua prossima occupazione. Luca Colombo, lo chiediamo al numero uno di Facebook in Italia. Questo è un tema molto delicato. Visto che cerchiamo tanto lavoro in rete, e grazie al cielo lo troviamo anche, senza neanche parlare dei lavori che sono nati grazie al digitale, come ci dobbiamo comportare sui social, quindi Facebook, ma anche Instagram, Twitter e via dicendo, ossia la traccia che noi lasciamo? Questo è un tema che per anni abbiamo ignorato perché eravamo troppo ingenui, eravamo all'inizio, eravamo dei neonati digitali. Oggi non ce lo possiamo più permettere. Beh, in generale è un tema di proprio come gestire la tua immagine. Come vuoi presentarti, non soltanto per ragioni professionali, ma anche agli altri, perché oggi il mondo è molto aperto e quindi ti permette di essere raggiunto o di raggiungere persone in maniera molto più semplice rispetto al passato. Decidere come vuoi presentarti, come vuoi, non dico apparire perché non è il massimo, però avere idea di cosa vuoi trasmettere a qualcuno che ti sta vedendo dall'altra parte di uno schermo, di un PC, è importante. E quindi avere un'idea di che tipo di presenza vuoi avere professionale, pensiamo a LinkedIn, piuttosto che tipo di presenza vuoi avere magari in ambito personale, è un qualcosa di sempre più importante, perché vuoi per il lavoro, ma vuoi per tutta una serie anche di altre relazioni. La tua immagine è un po' quella che parla prima di te nel momento in cui non c'è ancora instaurata quella relazione di conversazione o diciamo di scambio quella di fisica, messaggi. Esatto, diciamo, quella fisica. Esatto. Quindi conta tanto. Conta parecchio, conta direi. Tanto. Quindi avere chiaro come utilizzare questi strumenti, come gestirli per far sì che compaiano alcune cose sulle persone che sono a te vicine, ma non ad altri che non sono quelli che tu conosci, perché l'aspetto di cosa fai vedere ai tuoi amici rispetto a quello che fai vedere pubblico è fondamentale. La nostra spinta sul tema della privacy non è un qualcosa che cerchiamo di fare così giusto nei ritagli di tempo, è un qualcosa di centrale nella nostra quotidianità, perché più le persone sanno utilizzare bene la propria privacy, meno esperienze negative vivono e quindi più utilizzano questi strumenti. Quindi è un circolo virtuoso che a noi interessa instaurare per far sì che poi le persone non si allontanino da questi strumenti, perché sono di valore. Ecco Luca, a proposito di questo, probabilmente è la stessa Facebook che dovrebbe fare, e già fa in parte, formazione ai propri utenti. Beh, sì. Proprio per fargli conoscere, capire come utilizzare al meglio questo strumento. Viene fatto quando lanciamo per esempio un nuovo servizio, per esempio abbiamo lanciato, capitato diverse volte di fare modifiche a quelli che sono gli strumenti della privacy, lanciamo dei piccoli messaggi nell'interfaccia, diciamo sull'applicazione oppure sul web, per evidenziare appunto che c'è qualcosa di nuovo affinché le persone lo scoprano
in maniera indotta, non in maniera spontanea, e questo è un modo per noi per aiutarli a comprendere. Dopodiché, esatto, certo, dopodiché momenti certo. come il Fed, piuttosto che tante altre attività sì. fatte localmente, diciamo nei momenti nel mercato, diciamo nella quotidianità, è quello che dobbiamo fare proprio nelle attività proprio face to face, quindi nelle attività, nelle relazioni proprio quotidiane con le persone, perché la formazione in un mondo così veloce, ma in un mondo che altrettanto non è ancora così conosciuto, è fondamentale. Quindi questo è un po' al centro della nostra giornata proprio. Mm-hmm. Giusy, ed è bellissimo sentir parlare di attività face to face dal capo di Facebook, mm-hmm. perché questo ci ricorda che quando non è in contraddizione, non è, ma non deve, non è una può meravigliosa essere. Convivenza, ma per forza sì. la realtà è una, Luca, insomma noi un po' ci conosciamo, non so da quanti anni io mi ostino a ripetere, la realtà è una, non ce ne sono due o tre o quattro o cinque, la realtà è sempre la stessa e siamo sempre noi, perciò ti ho fatto la domanda su come appariamo in rete. Adesso te ne faccio un'altra domanda, puoi anche non rispondere sinceramente. No, non rispondo allora. Lo sai già. No, sai ti già. Chiedo, no, non lo sa. Ti chiedo quanto è importante, ma parlo all'uomo, qui non parlo al manager, lavorare in un'azienda in cui il capo ci ha messo la faccia. Guarda, questo capita, può capitare a tutti noi, può capitare nelle esperienze quotidiane, di vivere nei momenti di difficoltà, di tensione a livello personale o aziendale. Essere in un gruppo dove chi ha la massima responsabilità ci mette la faccia e non manda gli altri allo sbaraglio, secondo me, che io avessi vissuto quell'esperienza ne sarei uscito rinfrancato, però lo chiedo a chi ci lavora. Beh, in questo gruppo internamente, quando Marco è sempre persona che si prende responsabilità per cose che magari non ha gestito direttamente o inevitabilmente, però essendo il leader di questa azienda non si allontana dalle sue responsabilità e l'ha fatto in maniera importante in diversi momenti, anche non soltanto recentemente, quando abbiamo commesso degli errori non abbiamo mai avuto problemi ad ammetterlo. Credo che sia un aspetto importante, perché non tantissime aziende sono abituate a dire scusate, abbiamo sbagliato. Quante sono quelle che ammettono appunto di aver fatto errori? E in questo senso diciamo che la sua leadership aiuta moltissimo tutta l'azienda a continuare ad andare avanti e a non aver paura di innovare, perché se non sei messo nelle condizioni di poter commettere degli errori, difficilmente ti prendi dei rischi, se non ti prendi dei rischi difficilmente fai cose nuove e quindi innovi. Questo circolo virtuoso è un po' qualcosa che parte proprio da Mark e Cheryl, cioè i due leader dell'azienda, perché vogliono fare proprio in modo che ci sia un ambiente aperto al punto da far sì che le persone non abbiano paura ma possano prendersi dei rischi. Chiaramente commettere due volte lo stesso errore è un problema, però chiaramente per noi l'errore è elemento di insegnamento, non è elemento di paura. Chiaro. Ma Giusy, lo chiediamo a Luca come si pronuncia, perché tu sai, c'è questa pantomima, andiamo avanti da anni. Ridiamo. Allora, Mark Zuckerberg o Zuckerberg? Zuckerberg. Io dico Zuckerberg. Tu dici, noi diciamo Zuckerberg. Se ti piace, Io dico Zuckerberg. Allora, tu stamattina mi hai detto uno Zuckerberg, Giuliani. Lo so, dico... però l'ho fatto apposta per aggiungendo. O Zuckerberg, bah, come... Chi può dire? Sì. Allora, lui come si chiama? Lui stesso. Come chiama se stesso? Come ti chiami tu? Io mi chiamo Giusy Legrenzi, vedi che lo so dire. Lui cosa dice? Non te lo so dire. Non lo sappiamo. Bisogna chiederlo a Mark. Mark, un giorno, Mark, mentre sarà in diretta con noi, esatto, lo chiami e gli dici: esatto, senti, come si pronuncia sta roba? Hi, Mark. Va bene, siamo pronti per i saluti. Ciao, okay. Luca Colombo, grazie. Ci vediamo al 3 al Fed, naturalmente. Grazie a tutti. Ciao. E non mancate, ciao Luca. Grazie, buona giornata.